Quali sono le app più utili per chi gioca ai TCG? Come potranno aiutare durante un match? E quali saranno le loro funzioni? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Mentre mi trovavo in fumetteria nei giorni scorsi, ho assistito ad una partita di Commander, dove quattro giocatori si stavano sfidando all'ultimo istantaneo per aggiudicarsi la vittoria. Osservando meglio però, ho notato una cosa: mentre le varie terre venivano tappate per attingere mana, ovvero il segnapunti che era posizionato sul tavolo nel bel mezzo dei quattro playmat. Ma non era uno strumento adatto allo scopo, bensì un semplicissimo cellulare. Conoscendo già la presenza di varie app, ho deciso quindi di andare alla ricerca di quelle che potrebbero, almeno all'inizio del vostro viaggio nel mondo dei TCG, essere utili nel frattempo che recuperiate tutto il necessario per poter affrontare una partita nel migliore dei modi. A tal proposito, in descrizione troverete il link al sito di Fantasia Store, dove nella sezione accessori potrete trovare album da collezione, bustine protettive, dadi, deck box, playmat e gadget vari per rendere la vostra esperienza di gioco ancora più immersiva. In più, con il codice CROGIOLO5 riceverete il 5% di sconto alla cassa, coupon utilizzabile su ogni acquisto ogni volta che vorrete. Ed ora scopriamo assieme quali saranno le 4 app più utili per chi gioca ai TCG. Andiamo a dargli un'occhiata. La prima applicazione che andrò a mostrarvi sarà proprio quella che ho notato durante la partita di Commander in fumetteria. Il Companion di Magic the Gathering offrirà diverse funzioni che potranno tornarvi utili. La sua interfaccia, abbastanza intuitiva, avrà 5 sezioni ben distinte, dove la prima vi darà il benvenuto, per l'appunto chiamata Home. La seconda voce, Partecipa, vi permetterà di prendere parte ad eventi da casa, assieme ad un massimo di 16 giocatori, con tutte le modalità torneistiche del caso, come partite singole o al meglio delle tre, Draft, Constructed, turni di Svizzera o ad eliminazione diretta. La terza, Ospita, sarà come quella appena menzionata, ma con l'unica differenza che al posto di partecipare ad un evento organizzato da altri, in questo caso lo ospiterete voi stessi. La quarta voce, Segnapunti, vi riporterà davanti tre caselle, dove dovrete scegliere il formato dell'evento, in questo caso opteremo per Commander, il numero di giocatori e i punti vita iniziali. Una volta aperta l'interfaccia, ogni singolo partecipante potrà far aumentare o diminuire i suoi punti vita, rispettivamente attraverso un semplice tap sulla parte superiore od inferiore del counter, e scorrendo verso destra o sinistra, usufruire di segnalini, annotare la tassa del comandante ogni volta che verrà distrutto per farlo ritornare in partita, e segnalare il danno commander per ogni singolo membro del match. Potrete comprendere a quale quest'ultimo apparterrà attraverso dei simboli specifici. Cliccando sul logo al centro della schermata, inoltre, si aprirà una seconda interfaccia, dove potrete tornare nella schermata iniziale, resettare la partita, configurare da capo un nuovo match e tirare virtualmente una moneta o un dado. Infine, l'ultima voce, Carte, vi permetterà di andare alla ricerca di qualsiasi elemento vi interesserà saperne di più. Una volta trovata la carta, vi basterà selezionarla per averne una panoramica dettagliata. Sicuramente un valido assistente per le vostre innumerevoli partite che svolgerete sui vari piani di Magic. Passiamo ora alla seconda applicazione, che potrà tornare utile a tutti gli appassionati di Flesh and Blood. Futility si presenterà minimale, sicura della sua essenzialità.
appena aprirete l'app, vi ritroverete direttamente nel vivo del gioco, avendo immediatamente a disposizione il tabellone dei punti vita. Ogni combattente potrà sottrarre o aggiungere questi ultimi durante uno scontro andando a cliccare rispettivamente sulla parte sinistra o destra del suo lato di gioco. Piccola precisazione scoperta per puro caso vedrà l'aggiungere o il sottrarre punti ferita in modo collettivo ad unità di 5 se manterrete premuto su uno dei lati del segnapunti, creando in contemporanea anche un effetto tremolio che scuoterà tutta l'interfaccia. In basso a sinistra potrete tenere traccia dei vostri punti risorsa e a destra dell'attacco che sferrerete ai danni del vostro avversario. Nel bel mezzo troverete 5 simboli che vi permetteranno, il primo a partire da sinistra, di lanciare un dado, che se vedrà un risultato di 1 o 6 avrà il suo rispettivo suono. La seconda icona vi permetterà di scartare in modo casuale una o più carte dalla mano, andando a selezionare il numero di carte da scartare nel primo riquadro e le carte in possesso del giocatore bersagliato dall'effetto nel secondo. La terza icona resetterà l'incontro o lo ripristinerà. La quarta vi consentirà di cambiare avatar. Attualmente dovranno aggiornare anche gli ultimi eroi disponibili. E la quinta ed ultima vi farà accedere alle impostazioni che vi faranno entrare nella creazione di vari profili fino ad un massimo di 8, le impostazioni dell'app e le informazioni generali del creatore. Semplice e facile da adoperare. Di solito verrà utilizzata solo per tenere il conto della vita, ma se vorrete esplorarla più a fondo, almeno avrete un punto di partenza dal quale iniziare. Spostiamoci ora dalle pericolose lande di Wraith all'imprevedibilità del crogiolo. Ogni nuovo forgiatore che vorrà intraprendere il viaggio per accedere al sapere immenso nelle cripte, per allenarsi prima di partire, potrà usufruire a suo piacimento di questa prossima app. Il Keyforge Tracker, come per Futility, vi proietterà nel vivo del match senza troppi fronzoli. Al centro della plancia, sul lato sinistro, potrete trovare le tre chiavi rappresentative del gioco, mentre su quello destro il numero di vincoli che accumulerete eventualmente durante lo svolgimento di un match o dopo un'asta di vincoli. La grafica vi permetterà di conoscere anche l'entità della penalizzazione che influirà sul numero di carte che andrete a pescare a fine turno. Sotto le chiavi ci sarà il valore del costo attuale che, originariamente, come regolamento vuole, sarà di 6 e che attraverso l'effetto di alcune carte presenti in gioco potrà aumentare o diminuire. Nella parte centrale, invece, avrete un contatore delle ambre presenti nella vostra riserva, che appena raggiungeranno il valore minimo di forgiata, vi permetteranno di creare una chiave, resettando il numero di pietre in vostro possesso non appena risolverete con successo il primo passo. In basso ci saranno anche due diversi settori. Il pulsante dorato con riportata la voce Steal vi darà la possibilità di rubare ambre dell'avversario attraverso un semplice click. Nell'angolo a sinistra, invece, avrete un resoconto panoramico della quantità di ambre e di vincoli che il vostro rivale possiederà durante il corso della partita. Infine, in alto a destra, selezionando la voce New, potrete resettare l'interfaccia che tornerà ad essere pronta per un'altra vincente partita. Per chi vuole avvicinarsi al nostro amato gioco di mazzi unici al mondo, ma non ha ancora a disposizione tutti i token necessari, questa applicazione sostituirà al meglio qualsiasi segnalino che sarà strettamente correlato alle ambre. Per la cattura, invece, potrete, esclusivamente in partite amichevoli, utilizzare anche dei dadi a 6 facce.
Arriviamo dunque all'ultima app di questo video, che non sarà utile per segnalare punti vita o quant'altro, ma per abbattere le barriere linguistiche. Cosa voglio dire? Quante volte vi è capitato di avere tra le mani una carta cinese, giapponese, francese, tedesca o di una lingua a voi sconosciuta e non aver compreso minimamente il senso del testo? Ebbene, la Dragon Shield ha realizzato una struttura che risolverà questo problema. Grazie all'applicazione in questione, vi basterà inquadrare la carta che vi interesserà comprendere e il sistema la riconoscerà trasferendo sullo schermo del vostro cellulare tutti i dettagli di cui necessiterete. Potrete anche cambiare lingua per comprenderne appieno ogni singolo aspetto. Nell'interfaccia, inoltre, troverete anche una sezione con delle informazioni addizionali ed in quale formato sarà legale la carta scansionata. In più, attraverso questa app, se vorrete optare per la sottoscrizione dell'account premium, potrete accedere a molte altre funzionalità nella sezione My List e visionare l'andamento del prezzo di alcuni elementi sotto la voce Movers, andando a scegliere di seguito le due sottocategorie in alto, Weekly e Monthly. Completamente gratuito sarà invece l'andamento dei prezzi giornaliero. Sotto la voce DS Lyer potrete accedere al sito ufficiale della Dragon, recarvi presso il loro negozio web o personalizzare le bustine protettive per avere a vostra disposizione un accessorio originale unico nel suo genere. Anche quest'ultimo prodotto arriverà presto qui sul canale. Infine, nell'ultima voce menu, in basso a destra, potrete accedere a varie voci, come il modo di effettuare la sottoscrizione al premium, il marketplace, la ricerca rapida delle carte, le impostazioni dell'app, i vari contatti degli sviluppatori e una sezione dove si parla della casa produttrice e le diverse note legali. Questa app però non è stata creata solamente per Magic, ma potrete trovarla anche per Pokémon e Yu-Gi-Oh! In descrizione vi lascerò i link per ogni singola applicazione trattata in questo contenuto. Divertitevi quindi a sfruttare al massimo questi strumenti, così da migliorare ancora di più la vostra esperienza di gioco. E voi, conoscete altre app che potrebbero essere utili per chi gioca ai TCG, così da poter creare un'eventuale seconda puntata? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like o commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.